Una Virtus Francavilla troppo brutta per essere vera, quella che domenica a Bisceglie ha lasciato ai nerazzurri tutta la posta in palio. Era forse l'ultima chance per alimentare la fiammella della speranza per i playoff, così sfumati. E il presidente Antonio Magri, nell'intervista esclusiva rilasciata a tuttocalciopuglia.com, portale all news del nostro gruppo editoriale, non ha usato mezzi termini per criticare la prestazione della squadra. Forse il raggiungimento matematico della salvezza, dice, ha inciso sui calciatori che invece di giocare a mente libera hanno dato vita a una prestazione davvero inguardabile. Mi sono sembrati privi di idee e di stimoli. Francamente, spero che finisca presto questa stagione. E poi lo sguardo si focalizza sull'obiettivo stagionale comunque raggiunto, ovvero la salvezza. Siamo certi di giocare per il sesto anno consecutivo in Lega Pro, dice, e questa è l'unica cosa che conta in questo momento. Non bisogna darlo mai per scontato. Una piccola piazza come la nostra, questi anni di professionismo, prosegue Magri, forse saranno maggiormente apprezzati in futuro quando, spero, il più lontano possibile, non ci sarò più io a tirare la carretta pur in anni difficili come quelli che stiamo vivendo. È chiaro che sono tutti in discussione in questo finale di stagione, soprattutto i giocatori che domenica hanno confermato ancora una volta di non avere una grande personalità, sfoderando una prestazione del genere. Infine, un avviso agli stessi calciatori: queste due ultime partite, conclude Magri, ci serviranno per valutare chi merita di restare e chi no. Stiamo già pensando alla prossima stagione, che sicuramente non dovrà essere di sofferenza come questa. Mercoledì 14 aprile, buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Passione Biancazzurra, un'altra puntata in cui parleremo di ciò che è successo negli ultimi giorni in casa biancazzurra con la sconfitta contro il Bisceglie, ma non solo, ci proietteremo anche sulla sfida contro la Viterbese, analisi con i nostri ospiti. A partire, vado a presentare subito chi è in studio con me, Stefano Di Bella. Buonasera, Stefano. Buonasera a te, Dennis. E buonasera anche a Federico Vasquez, l'attaccante della Virtus Francavilla, in collegamento Skype. Ciao, Fede. Ciao, ciao, buonasera. Allora, Federico, partirei subito dall'attualità. Inutile girarci attorno, no? Probabilmente è stata questa la partita più brutta della stagione. Sì, non lo so, penso che è stata una prestazione non bella, però ovviamente dopo un'annata un po' difficile, pensiamo che adesso abbiamo domenica per giocare di nuovo e dimostrare che quanto valiamo, no? Sì, c'è stato forse, vedendo anche com'era carico a molla il Bisceglie, no? Ha fatto forse la differenza quel risultato del Monopoli che vi ha praticamente dato la certezza della salvezza nel pomeriggio? Cioè, c'era una differenza di motivazioni, secondo te? Ovviamente che loro, come no, ancora non hanno raggiunto il suo obiettivo, che è lo stesso nostro, che è raggiungere la salvezza. Avevano bisogno di fare i punti subito in casa e noi, sapendo il risultato della Paganese, per noi era una tranquillità sapere che matematicamente già eravamo salvi. Però al di là di quello, penso che abbiamo tentato di fare il nostro, poi loro sono stati più bravi, e noi abbiamo avuto poche occasioni e loro quella che hanno avuto l'hanno sfruttato al massimo, e poi con un campo così difficile risulta pure un po', ripeto, un po' difficile fare il nostro gioco e tentare a riaprire una partita in un campo del genere, no? Playoff sfumati, salvezza invece conquistata. Stefano, e questo l'ha detto anche il presidente Antonio Magri, non è una cosa scontata, soprattutto in piccole piazze, ed è un traguardo comunque importante che consentirà alla Virtus di giocare per il sesto anno di fila tra i professionisti. Sì, un traguardo importantissimo che nel corso delle scorse stagioni abbiamo dato molto per scontato, no? Quello della salvezza, perché comunque questa era una squadra che viaggiava sempre tra le prime 8 posizioni, 8-10 posizioni, quindi insomma ci ha abituato a ben altri campionati, seppur poi l'obiettivo iniziale fosse in realtà soltanto quello della salvezza. Salvezza che quest'anno alla fine ci si è dovuti sudare fino alla fine. Come ha detto anche Federico, come hai sottolineato anche tu, si è trattato sicuramente anche di una questione di motivazioni, no? Contro il Bisceglie. Perché è vero che per carità il terreno di gioco del Ventura non sarà tra i migliori della Serie C, insomma,
con l'erba anche abbastanza alta, si vedeva sin dalla tribuna, però come, così come era un campo pesante per la Virtus, lo era anche per il Bisceglie. Si è vista una prestazione, a mio avviso, completamente diversa tra le due squadre, dove da una parte c'era un Bisceglie che con le unghie e con i denti voleva in qualche modo trovare il risultato, la Virtus probabilmente psicologicamente era molto più rilassata in virtù di quelli che erano i risultati degli altri campi. Credo che quella che è stata poi la reazione del presidente sia dovuta, con l'intervista che ha rilasciato su Tutto Calcio Puglia, credo che sia stata anche un po' uno sfogo di un presidente anche in parte un po' deluso, perché secondo me lui in fondo ci credeva nel miracolo playoff, perché di questo poi si sarebbe trattato, veramente di un miracolo per come è andata a finire poi la stagione. E la partita di Bisceglie era un crocevia fondamentale per capire se continuare a sognare o meno. Sì, tra le altre cose, quando un presidente, soprattutto come Magri, dice non vedo l'ora finisca questa stagione, ti fa capire proprio anche la sofferenza che ha avuto il numero uno biancazzurro nel corso di questi mesi. Adesso ci andiamo a vedere gli highlights di Bisceglie Francavilla e poi continuiamo con la nostra analisi. Una vittoria fondamentale quella del Bisceglie in casa contro la Virtus Francavilla, che la lancia sempre di più nella rincorsa alla salvezza. Il Bisceglie contro i biancazzurri si giocano tutto per tutto, con mister Bucaro che punta sulla coppia Makota Rocco. Solito 3-5-2 per la Virtus Francavilla, con mister Colombo che lascia Caporale in panchina con Sparandeo al suo posto e Adorante in avanti accanto a Vasquez. Il primo squillo della partita arriva soltanto al 12esimo, quando i biancazzurri ci provano con una conclusione di Mastropietro da fuori, con la palla che però termina sopra la traversa. 8 minuti dopo è ancora il Francavilla a provarci, quando un tocco errato di Hassan favorisce Vasquez, che calcia col sinistro trovando però i guantoni di Spurio. Il match però si sblocca al 28esimo con i padroni di casa che sono cinici e concretizzano la prima occasione del match. Sartore dalla destra crossa bene e trova l'inserimento di Mansur, che è bravo al volo a trovare il gol del vantaggio del Bisceglie. Non succede nulla per il resto del primo tempo, l'unico fatto degno di nota è l'infortunio di Makota al 40esimo, che lascia il posto a Cecconi. Nel secondo tempo il Bisceglie sfiora il raddoppio al 59esimo, Sartore calcia dal limite dell'area colpendo il palo con la sfera che carambola sui piedi di Rocco, che prova a ribattere trovando però l'opposizione di un difensore ospite. Nonostante il vantaggio, il Bisceglie a pressare e gestire il possesso del pallone. Nel finale il Francavilla resta anche in 10 uomini, secondo giallo per Del Vino che si guadagna il cartellino rosso. Sugli sviluppi della punizione calciata dal Giron, una deviazione inganna Costa, che però bravo a respingere in contra con i piedi. Inutili le offensive del Francavilla, finisce così dopo 5 oltre minuti di recupero al Ventura. Il Bisceglie vince e conquista 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. E parata straordinaria di Costa sul calcio di punizione di Giron. Federico, è stata una partita difficile, lo dicevi tu, per il campo. Siete stati anche voi attaccanti però serviti un pochino male, no? Non abbiamo visto grandi palloni giocabili, al di là di qualche chance per Adorante. Sono arrivati pochi palloni dalle vostre parti. Sì, al di là dell'approccio iniziale, ovviamente che una volta che una delle due squadre passa in vantaggio, poi diventa più difficile per l'altra squadra generare le locazioni, e poi sapevamo che dovevamo giocare sulle seconde palle. Vedendo di nuovo i highlights, si vede che la prima più o meno occasione, questa che è un sbaglio difensore, io ho la possibilità di calciare col sinistro, e poi diventava un po' difficile perché loro erano dietro e da un po' di tempo che non vincevano, e ci poteva stare tra una partita così, e ci ha mancato un po' di lucidità per arrivare più chiari negli ultimi 20-30 metri. Sì, questa è una mia idea, Federico, non so però se poi sei d'accordo, se siete d'accordo, ma lo scorso anno, quando la Virtus ha iniziato a svoltare, c'era Marino in prima linea, no? a dare il via al gioco. Di fianco a lui o poco più avanti c'era Zenuni. Quest'anno invece abbiamo visto spesso Franco mediano, Marino non c'è stato per i noti motivi, Franco che diciamo è forse un pochino più battagliero più che regista. Ecco, è mancato secondo te una fonte di gioco in casa Virtus? No, sicuramente che la mancanza di Marino per noi è importante, è troppo importante, un giocatore di qualità che ha esperienza, che sa gestire il gioco, i tempi, e te fa uscire chiaro da dietro, e ovviamente pure con Zenuni
si può giocare più chiaro, però pure Franco penso che è un giocatore forte tecnicamente, che sa girare la palla, sa, capisce i tempi di gioco. Ovviamente che questa squadra è totalmente diversa da quella che c'era l'anno scorso, pure cambiato l'allenatore, tanti giocatori, sono dei processi che ovviamente bisogna fare. Ci sono tanti giocatori giovani che stanno facendo le sue partite in Serie C e hanno bisogno di tempo, e sono tutte cose che possono capitare. Sì, tu come la vedi invece, Stefano? Ma sì, diciamo che quest'anno è stata una stagione un po' particolare sotto tutti i punti di vista, no? Forse questo centrocampo dal punto di vista della manovra in fase offensiva è stato quello meno produttivo degli ultimi anni dell'AC della Virtus. Come hai detto tu, Dennis, probabilmente è mancato un giocatore che desse il là all'azione. E Marino, tra l'altro, pur non essendo utilizzato, anche se lo potrebbe fare, pur non essendo utilizzato come centrocampista, anche come difensore ha il piede molto educato. In fase di impostazione ti può fare quei lanci, giusto per citarne uno con le dovute proporzioni, ti può fare quei lanci alla Bonucci comunque, che sono importanti. E soprattutto è mancato un centrocampo che a mio avviso era molto più sbilanciato, quest'anno stava molto più sbilanciato verso la fase difensiva, è mancato un centrocampo che desse una mano in avanti, perché il Vasquez della situazione, per dire un attaccante, uno degli attaccanti appunto, non per Vasquez, non può fare tutto il lavoro dalla tre quarti in su, lavoro che tra l'altro precedentemente faceva per lo più Perez con grande spirito, esatto, di sacrificio. Non so se ricordi all'inizio stagione, quando Vasquez non c'era, Perez spesso noi dicevamo è troppo defilato, fuori dal gioco, perché davanti poi mancava, ad esempio se c'era Mastropietro accanto a Perez, è chiaro che poi non ti dava quella fisicità che dava magari Vasquez o Perez. Paradossalmente negli ultimi minuti di Bisceglie, quando è entrato Maiorino, seppur ha giocato veramente molto lontano dalla porta, però aveva anche quella visione, quelle giocate che diciamo provava a verticalizzare, a cercare un po' più gli attaccanti. È normale che poi in pochi minuti non è che puoi fare chissà che cosa, però Vasquez non può giocare a tutto campo da solo, ma così come Adorante, così come chiunque, cioè devono avere un apporto maggiore da parte dei centrocampisti che, ripeto, in questa stagione sono stati, a mio avviso, per la maggior parte delle gare, troppo concentrati nella fase difensiva. E tra le altre cose, Federico, io ricordo, credo tu non ci fossi a Catanzaro in Coppa Italia, ma io ricordo nelle prime due o tre partite stagionali un Franco molto più vicino agli attaccanti, non so se ricordi, andavate forse a fare a tre pressioni in avanti, poi tutta una volta l'abbiamo visto passare dietro con un baricentro un pochino più arretrato. Non credi forse sia stato quello una chiave un po' di passo indietro, tra virgolette? Quel senso non so che dirti, so che all'inizio lo faceva la mezzala, sia a destra che a sinistra, poi ha iniziato a fare il play, però ovviamente alla fine sono delle scelte del mister, no? Che io mi sono trovato con lui questo anno e sapevo che era un giocatore forte, e poi ogni giocatore ha delle esigenze che le dà il mister, e ovviamente si vede che questo anno abbiamo fatto più fatica a creare delle occasioni, però penso che è un compito di tutta la squadra, no? Non di un singolo o di due. In certo. Questo caso, come dicevate voi prima, gli attaccanti forse non dobbiamo fare un sforzo troppo grande in scendere a prendere la palla, però nemmeno in questo senso è solo colpa di un giocatore o due. Penso che è un lavoro di squadra, e se non abbiamo avuto le occasioni o se abbiamo fatto meno gol, è perché abbiamo fatto fatica da squadra, no da singoli. Certo. No, ma è chiaro che il mio non fosse un processo, diciamo, a Franco, quanto più io credo fosse un'arma in più a disposizione della Virtus. È stata comunque una scelta tattica quella di arretrarlo. Ti aspettavi Sparandeo dal primo minuto, Stefano? No, non mi aspettavo proprio Sparandeo, onestamente, come non mi aspettavo Dorante, bensì Maiorino. Però qualcosa che cambiasse qualcosa, Colombo me lo aspettavo, perché lo aveva annunciato anche lui nel pre-gara. Ecco, mi sarei aspettato piuttosto Marino,
Non oso immaginare come abbia preso la notizia caporale di partire dalla panchina, perché vado a memoria, sarà stata forse la prima volta che va in panchina per scelta tecnica, e non per... Diciamo scelta tecnica di fine stagione, Sì, scelta diciamo. tecnica di fine stagione, non per necessità di espulsione, squalifica o infortunio. Però conoscendo un po' Caporale non l'avrà presa benissimo, dato che lui è un battagliero e ha questa voglia di giocare sempre. No, E però. anche perché Bisceglie lo scorso anno ha preso una traversa clamorosa che ricorderai bene. Preso una traversa clamorosa, è vero, facendo anche una bella azione di palla al piede. Non mi aspettavo Sparandeo del primo, ma ha fatto una buona partita. Ecco, lui credo, per Sparandeo veramente è uno di quei giocatori che secondo me meriterebbe veramente più spazio, però non puoi permetterti, tra virgolette, di far sedere in panchina magari uno come Caporale. Però tenere in panchina Sparandeo è anche un po' uno spreco, no? Dal mio Sì, punto di e vista. questa è una cosa che mi hai sempre detto anche nei fuori onda, perché Sì. insomma Sparandeo è un calciatore che ti piace molto. Prima di andare a vedere la prossima clip, Federico, come ti trovi con Ciccone? Perché fin da subito è sembrata una bella intesa tra di voi e poi c'è stato, non ricordo chi, credo Marino stesso, che Ciccone è uno che si fa sentire anche durante gli allenamenti, uno simpatico. Insomma, raccontaci un po' l'intesa. No, con lui è un bravo ragazzo, che è pure divertito, quindi niente, c'è l'intesa, ovviamente che ha delle caratteristiche tecniche diverse forse a quelle che aveva Perez e quindi bisogna un po' di tempo di adattamento per capirci, per vedere il movimento dell'altro, però penso che col tempo ci capiremo. Adesso mancano 2 partite, però è un giocatore forte che sa giocare a calcio, quindi può portare il suo pure lui. Questo è un messaggio tra le linee, hai detto col tempo ci capiremo, quindi anche il prossimo anno sarà Ciccone Vasquez la coppia. Quello non lo so, vediamo. Adesso mancano queste partite. Per me è stata un'annata difficile. E bisogna fare bene queste 2 partite, poi si tireranno le somme e vediamo cosa succede il prossimo anno. Dopo parleremo di te, ti farò anche una domanda un pochino provocatoria su Perez, però non svelo nulla, adesso ci vediamo la prossima clip. È una Virtus Francavilla che viaggia sulle montagne russe. Quando sembra aver finalmente risolto i propri problemi, ripiomba nei propri errori. Basterebbe vedere le ultime settimane, il pareggio contro la Ternana, seguito dalle 2 sconfitte con Catanzaro e Foggia, quindi il cambio in panchina con l'arrivo di Colombo e boom, 3 punti pesantissimi a Teramo con gol di Ciccone. Poi la sconfitta di Avellino a testa alta, quindi il successo di misura con la Cavese, di nuovo giù questa volta a Bisceglie, quinto 1-0 di fila, con 2 di questi sono arrivati 3 punti. È una squadra che continua a costruire poche occasioni da rete e che, quando lo fa, spesso si perde negli ultimi 15 metri. Al contrario, la difesa è migliorata in maniera vistosa, ma c'è sempre quella piccola sbavatura che porta Cossa, probabilmente il migliore in casa Virtus nel 2021, a raccogliere il pallone dalla propria porta e senza i riflessi dell'ex Sassuolo, clamoroso quello sulla punizione battuta da Giron domenica, forse le cose sarebbero potute andare anche peggio. È stata una stagione maledetta, stregata, sfortunata, in cui è mancato l'urlo dei tifosi, in cui spesso gli infortuni hanno condizionato le scelte e in cui probabilmente qualche calciatore si è sentito anche cullato da alcune prestazioni, ma per tracciare i bilanci, fare processi e accuse c'è tempo. Adesso ci sono le ultime 2 partite di campionato da onorare con il massimo impegno, considerando i playoff lontanissimi e la salvezza ormai raggiunta. È mancata soprattutto la continuità nei risultati quest'anno, a parte quel breve ciclo controcini tra dicembre e gennaio, montagne russe appunto. È stato l'anno più sofferto di quelli precedenti, ma un detto dice il dolore rovescia la vita, ma può determinare il preludio di una rinascita. E anche nel calcio la sofferenza aiuta per ripartire più forti di prima, per capire gli errori da evitare in futuro. Ecco Federico, non so se sei d'accordo, ma credo la parola continuità sia quella che è mancata durante l'anno della Virtus ed è mancata in campo. Sì, forse ci ha mancato la continuità di risultati, siamo partiti non benissimo con 4 sconfitte, su 5 partite 4 sconfitte e un pareggio, poi abbiamo fatto tanti risultati utili di fila,
E poi niente, di nuovo un periodo un po' brutto, però penso che alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo in un anno difficile, con tante situazioni diverse che mai eravamo vissute. E quindi penso che alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo e quella è la cosa che conta. Ovviamente che ci avrebbe piaciuto fare meglio, arrivare al playoff come abbiamo fatto gli altri anni, però sempre sapendo che abbiamo dato il massimo e abbiamo raggiunto l'obiettivo della società primario, che era la salvezza. Per quanto riguarda invece il prossimo europeo con la gara inaugurale a Roma, c'è un dibattito aperto perché non si dovrebbe giocare a Roma nel caso in cui non ci fossero gli spettatori sugli spalti. Federico, quanto vi è mancato la presenza del pubblico? Sta diventando una frase fatta, no? Però soprattutto a te, io ricordo che insomma a te e Perez davano un incoraggiamento incredibile. Quanto vi sono mancati i tifosi e quanto vi ha condizionato questo nel corso della stagione? Per noi è sempre importante avere i tifosi nostri quando siamo in campo, perché ci dà una spinta in più, no? Questo anno è stato brutto in quel senso, perché andare al campo, ovviamente che noi facevamo le gare con la professionalità che merita, però il calcio senza tifosi è un po' strano, no? Io aspetto che prima o poi questa situazione si possa sistemare. Ovviamente che sempre la salute viene prima di tutto, però una volta che la gente che si occupa di dare il permesso per aprire gli stadi dia l'ok, si possa fare, perché penso che per i giocatori, tanto come per i tifosi, è una cosa molto bella e per noi è importante perché dà una spinta in più. Sì, Stefano, tornando invece sulla partita, sul campo della partita del Ventura, queste erano partite che la Virtus Francavilla gli anni scorsi non ha mai sbagliato. Sì, è vero. Queste erano partite che solitamente con le quali ti assicuravi dei punti, non dico facili, però con le quali sempre si riusciva a fare bottino pieno. Quest'anno un po' per come anche è venuta la partita non è successo per come ci è arrivata psicologicamente la Virtus, per tutti quelli che sono appunto i fattori che abbiamo sottolineato prima. È normale che adesso ci sono altre due partite, Viterbese e Palermo, entrambe in casa, con il quale bisogna cercare un po' di fare il massimo, seppur per la classifica non ti porteranno, diciamo, nulla di che. Per comunque onorare e cercare magari di mantenere l'imbattibilità con il Palermo, sarebbe un buon risultato, no? Assolutamente sì. E adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Colombo nel post partita, perché non è mai un allenatore banale nelle parole, lo ha dimostrato anche questa volta. Andiamo a sentire la sua lettura della partita. Allora, insieme a mister Colombo, mister, oggi una sconfitta figlia di una prestazione poco positiva da parte del Francavilla. Sì, devo dire che il corso della partita è stato determinato dall'episodio del gol, che ha cambiato un po' le sorti, perché c'era inizialmente due squadre bloccate, ritmi molto blandi, ma frutto della posta in palio da una parte e probabilmente un'interpretazione non totalmente corretta da parte nostra, ha fatto sì che i primi minuti fino al gol loro praticamente fosse una partita sotto ritmo, e abbiamo anche faticato ad adattarsi a quello che era la situazione, perché era un campo che non permetteva certo un fraseggio lineare, ma oggi era una partita di lotta e loro sono stati più bravi a interpretarla sotto questo profilo e hanno dimostrato, insomma, di volere di più alla fine il risultato rispetto a noi. Quindi dobbiamo pensare a quelli che sono un po' le nostre caratteristiche, i nostri limiti e capire che per il futuro si deve cambiare qualcosa. La corsa ai playoff adesso si allontana o ci crede ancora, mister?
È senza dubbio un obiettivo difficile, però noi abbiamo a livello professionale l'obbligo di fare delle partite meglio rispetto, in un'interpretazione con più cuore rispetto a quella vista oggi. E quindi è lì, al di là dell'obiettivo raggiungibile o meno, essendo dei professionisti dobbiamo cercare di dare ogni partita il massimo, perché poi ognuno di noi ha degli interessi personali che si sposano con gli interessi collettivi. Per cui se poi alla fine dell'anno, come il mister Bucaro diceva, si tireranno le somme, è meglio finire senza dubbio in maniera positiva rispetto al contrario. Quindi abbiamo l'obbligo morale, l'obbligo professionale di finire comunque bene al di là degli obiettivi o meno. L'inserimento di Adorante lì in avanti oggi, partito dal primo minuto, non è sembrato abbia dato comunque quel qualcosa in più in avanti, qualcosa in più che dal mio punto di vista invece l'ha dato Maiorino quando è entrato in campo, no? Sì, l'utilizzo di Adorante era proprio perché mi aspettavo una partita del genere, con poca possibilità magari di giocare rasoterra e molti palloni alti, e quindi la struttura di Adorante rispetto ad altri l'ha favorito nelle mie scelte. Non era una partita facile sicuramente per le punte, perché era una partita da vincere sulle seconde palle e sulla cattiveria agonistica. Lì l'abbiamo persa, al di là degli interpreti. E poi Maiorino ha dimostrato il suo talento. Chiaramente non ha grandi minuti nelle gambe, ma sì, si nota come sia un giocatore di categoria superiore, quindi sono contento del suo apporto e di quello che ha provato a dare anche dal punto di vista del carattere e della sua presenza in tutte le azioni. Cercava insomma di andare ad essere un punto di riferimento costante per tutti i compagni. Grazie mister. Viterbese, lunedì sera in grande spolvero, andiamo un attimo a vedere la classifica, così facciamo un resoconto di quella che era, insomma, la domanda era lecita del buon Stefano, ma non conosceva ancora il risultato di Viterbese Casertana. Viterbese, il risultato, ci divertiremo a vedere gli highlights. Eh sì, 5-2 Viterbese, in questo momento al 12° posto, più 2 sulla Virtus, ma c'è la Casertana che è a 41, a più 4 sul Francavilla, deve giocare una partita in più, c'è il Monopoli che deve recuperare altre due partite, a quota 40, quindi diciamo i playoff sono praticamente irraggiungibili. Federico, con quel 4-2-4 di certo alla fine non si può dire che Colombo non ci abbia provato a cambiare le sorti di una partita un po' stregata e sfortunata. Sì, penso che ci abbiamo provato fino alla fine. Ci sono stati alcuni cross pericolosi che per poco non siamo riusciti a mettere in porta, pure una occasione di testa di Adorante. Ci abbiamo provato fino alla fine, però loro sono stati più bravi a difendersi, a tenere la partita, e alla fine si hanno portato i 3 punti a casa, no? Ma quel quartetto offensivo, secondo te, Stefano, prima o poi può essere... Noi solitamente... forse la PlayStation, perché poi ne prendi 10 in contropiede. No, anche perché so che a te piace il 4-2-3-1, magari Maiorino trequartista, Ciccone da una parte. Ah no, sì, così sì, a parte gli scherzi, 4-2-3-1 sì, mi piacerebbe... In caso di necessità comunque è un poker offensivo, niente male, no? Sì. Sì, diciamo che lì in avanti poi hai un pacchetto offensivo di tutto rispetto. A me piace molto vedere anche il giocatore dietro le due punte, quindi in questo caso potrebbe essere appunto Maiorino, perché credo che possa dare realmente poi quell'apporto, possa fare veramente quell'anello di congiunzione tra centrocampo e attacco che diversamente per ovvi motivi può mancare o è mancato anche in questa stagione. In virtù di questo volevo chiedere anche a Federico, no? Forse la domanda sarà un po' banale, però anche voi attaccanti vi trovereste probabilmente meglio sapendo di avere, diciamo, Maiorino perché c'è lui adesso, ma un giocatore comunque che sia dietro di voi, che magari possa accorciarvi la corsa e fare più da congiunzione tra centrocampo e attacco, e voi? Quello che faceva ad esempio Mastropietro lo scorso anno. Sì. Ecco, tra... sì, sì, ti capisco. Ovviamente che sono tutti giocatori diversi. L'anno scorso lo faceva Mastropietro, pure Gigliotti l'aveva fatto tante partite con caratteristiche diverse, forse con più intensità.
E ovviamente che un giocatore come Maiorino si sa la qualità che ha e c'ha della visione di gioco che non ce l'hanno tutti. Ovviamente che questo anno con i diversi problemi che abbiamo avuto io e lui abbiamo giocato poche partite insieme e penso che pure questo ci ha penalizzato un po' a livello squadra, però io per me ovviamente con trequartista a me piace avere un trequartista, però poi alla fine tratto di adattarmi al sistema di gioco che il mister mette in campo, no? E ovviamente che qua dobbiamo sempre priorizzare la idea di squadra e poi in base alla caratteristica di ognuno tentare di sfruttare al meglio ai compagni. Allora, visto che è uscito il discorso Perez, te la faccio adesso la domanda, Federico, colgo il tuo assist, per una volta provo a far rete io. Molti hanno detto che hai accusato, no, il colpo della partenza di Perez e vedendovi da fuori sembravate un calciatore a cui a gennaio è praticamente stata tolta una gamba. Tu cosa ci puoi dire? Perché questa è una curiosità che ho sempre avuto e che ho sempre voluto chiederti. Ti manca un po' Perez? Comunque senti che tra virgolette è cambiato qualcosa? No, il discorso è che penso che pure le partite che lui ha fatto diciamo nel girone d'andata che io non ho giocato, pure lui aveva fatto tanta fatica a crearsi delle situazioni, perché ovviamente quando ti trovi bene con un altro attaccante capisci i tuoi movimenti e è più facile, no? Poi ci sono state tante situazioni che non hanno aiutato a migliorare le prestazioni dentro il campo, però ovviamente Leo era un giocatore importante per la squadra, così come adesso lo è Maiorino, lo è Ciccone, e sono cose che con lavoro e con tempo uno inizia a trovare più soluzioni, inizia a capire al compagno meglio e iniziano a uscire le cose meglio. Quella prima del Covid avete passato il Natale insieme, vi sentite ancora a telefono? Vi mandate ogni tanto qualche messaggio? Sì, ovviamente noi siamo amici, lui con me al di là del calcio sempre si è comportato bene come persona, e io lo considero un amico, quindi sì, ci sentiamo, però poi parlando di calcio ci può stare che lui è andato un'altra squadra e vengono altri giocatori, è una cosa che succede tutto il tempo e bisogna adattarsi alle nuove diciamo cose che capitano, è normale, no? Sono cose che succedono. Stefano, lui non ce lo dirà mai, però hai presente come quando stavi a scuola e facevi troppo baccano col compagno di banco e poi ti separava la professoressa? Secondo me Vasquez si è sentito un po' così quando Perez è andato via, dai. Beh, ma comunque dirà. Se ci dicono che Ciccone è uno molto vivace, no, come sì, lo era Leo, quindi credo non si sia poi trovato così male. Vediamoci proprio adesso la scheda dedicata a Federico Vasquez. L'anno peggiore in C della Virtus Francavilla coincide con il peggiore in termini realizzativi di Federico Vasquez, il fulcro del gioco biancazzurro. La frase potrebbe anche essere letta al contrario, ma è chiaro che mai una stagione di una squadra può essere influenzata dal rendimento di un solo calciatore. Solo 5 reti in 20 presenze per il Cabezon, rimasto la scorsa estate nonostante le numerose sirene di mercato per provare a migliorare il bottino di 13 reti. Non ci è riuscito, vittima anche di un infortunio che lo ha costretto a saltare la fase iniziale della stagione e di quel maledetto virus che l'ho messo KO prima del definitivo rientro. Doveva essere l'anno della definitiva consacrazione, quello che avrebbe potuto spedirlo magari in B a suon di gol e prestazioni. Invece la fortuna gli ha girato le spalle. Lo scorso anno lui e Perez hanno fatto le fortune della Virtus Francavilla, quest'anno invece ci hanno giocato insieme poco, pochissimo, perché quando è rientrato il gioiello di San Martin si è fermato il mese Agnese, passato a metà gennaio
gennaio all'Arezzo. I due erano complici soprattutto fuori dal rettangolo verde, condizione che si è riflessa inevitabilmente sul campo. Dal Natale trascorso insieme agli scherzi, uno più ironico Perez, uno più timido e riservato Vasquez, eppure i due sembravano così uguali. Negli ultimi mesi invece accanto all'ex Vélez si sono affiancati Ciccone, Adorante e Maiorino, ma nel 2021 ha centrato solo una volta la porta gonfiando la rete lo scorso 30 gennaio contro la Turris nella meravigliosa vittoria per 3-1. Poi tante prestazioni opache, un nuovo KO, questa volta per un colpo ricevuto al volto che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico allo zigomo, il rientro, l'errore dal dischetto contro la Cavese, insomma un anno no, e che Vasquez conta di mettere subito alle spalle. Il numero 9, centrale nel progetto Francavilla anche per il futuro, vuole archiviare questa stagione in un cassetto e perché no buttare la chiave per ripresentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato, nuovo di zecca, perché i gol di Vasquez alla Virtus servono tanto e servono anche a Vasquez stesso. Ecco Federico, è stata una stagione molto difficile, no? anche per te dal punto di vista, insomma, il fatto dell'infortunio, è stata una stagione un pochino complicata. Sì, a livello personale è stata una stagione un po' difficile, sia per il Covid, all'inizio ho avuto qualche problema fisico, poi la frattura nella faccia, è stato difficile, però al di là di tutto... Penso, l'unica cosa che penso ora è tentare a finire bene queste partite e poi si vedrà. Sì, tra le altre cose, quando ci sono le stagioni così complicate, no? Alla fine bisogna essere anche bravi a ripartire. Non sempre è un punto basso, no? Magari il prossimo anno tornerai ancora più carico e voglioso di prima. Sì, so che adesso... abbiamo queste partite e poi c'è un periodo di riposo un po' lungo che servirà per ricaricare le motivazioni, un po' tutto per l'anno prossimo fare le cose di una maniera diversa e tentare di fare la maggior quantità di partite e di gol, di prestazioni positive sia per la squadra che per me, che è la cosa che mi fa star bene. Stefano, anche perché il fatto che lui oggi sia qui dopo una sconfitta, no? Alla fine non ci è stato dato secondo me un ospite a caso, ma questo la dice lunga anche sulla personalità che ha Federico e l'importanza dello spogliatoio. Sì, il fatto anche di volerci mettere la faccia, spesso è stato uno di quei giocatori che ci ha messo la faccia anche nei momenti negativi, ecco, la sua personalità è importante anche per questo. Noi Federico ovviamente non lo conosciamo dal punto di vista personale, quello che è all'interno dello spogliatoio, vedendolo così sembra una persona che magari non parla tanto, però tutti quanti ci hanno sempre sottolineato quanto invece sia importante dentro lo spogliatoio. Ecco, secondo me, Fede, non so, dimmi tu se è vero ciò che dico, sei una persona che parla poco, però quando parla ti ascoltano tutti perché sanno che hai da dire cose importanti. Sì, io tento di aiutare i miei compagni perché ho bisogno di loro, così come loro hanno bisogno di me. E poi ci sono tanti ragazzi che stanno facendo i suoi primi passi nel calcio professionista, quindi professionistico, quindi è importante, hanno bisogno di gente che gli dà una mano. E io tento da quella parte di stare vicino a loro. Non è facile lottare per una salvezza con 20 anni e poi ci sono delle pressioni che a volte per un ragazzo giovane è più difficile di capire, di subire. E quindi da quel punto di vista tento di dargli una mano e poi fare il mio dentro il campo che penso sia la cosa più importante per gli altri, è un input, tentare dare sempre un input positivo per gli altri, perché è l'unica maniera di uscire da situazioni di difficoltà è essendo positivo. Di recente su Instagram hai postato una tua foto con la maglia del Vélez e ti voglio chiedere, preferisci il calcio italiano o quello argentino? Io per me è diverso, qua in Italia ho imparato tante cose a livello tattico,
là ovviamente che c'è un'altra passione, un'altra, è un calcio diverso, forse molto più disorganizzato, però se gioca un'altra, si gioca un'altra intensità, non mi viene di fare una scelta, perché sono calci diversi e penso che un mix tra i due sarebbe un calcio quasi perfetto, no? Perché l'ordine in campo è importante, però pure quella cattiveria, quella fame di sempre fare vincere tutte le partite, alla fine a volte ti fa vincere delle partite importanti. Sei uno molto emotivo, Colombo, dopo la partita contro la Cavese, ha detto che ti ha visto un po' incupito e non voleva vederti così. Ti voglio chiedere quanto ti manca il gol per uno come te che vive di gol. Sì, per un attaccante è sempre importante segnare. Ovviamente che era un po', mi ha dato fastidio le sbagliare un rigore. Ci può stare, sono situazioni che capitano nelle partite, perché ovviamente che sbaglia quello che calcia, però una partita che per noi era troppo importante, e in quel momento non sono riuscito a segnare, e meno male che poi abbiamo vinto e abbiamo ottenuto i 3 punti in casa, che per noi erano vitali per il nostro obiettivo. Però va bene, sono dei momenti, il giorno dopo io penso... Sono autocritico, ho pensato cosa ho sbagliato e poi tentare a non fare lo stesso errore, perché ovviamente capiterà un'altra occasione sia di calciare un rigore o di avere un'occasione per fare gol. Guarda, non siamo nessuno per dirlo, però sappi che il tuo lavoro sporco, insomma, in campo si vede e si nota, a prescindere poi dal gol, ma le prestazioni sono sempre quelle che alla fine contano anche per il bene della squadra. Adesso ci andiamo a vedere gli highlights, scusa, perché siamo quasi i rigori sbagliava anche Baggio, dai, non ti abbattere per questo, non essere così severo con te stesso. No, ma anche perché lo scorso anno credo non ne abbia fallito neppure uno, no, quindi... ci può stare, alla fine lì è un 50-50 il rigore, quando inquadri la porta è un 50-50, cioè il portiere lì è stato anche bravo a tuffarsi. Ma Vasquez resta comunque un cecchino. Ci andiamo a vedere gli highlights di Viterbese Casertana, perché siamo quasi arrivati in chiusura. Poi facciamo l'ultima domanda a Federico e salutiamo. Vediamo. Una partita da tennis, o quasi, tra Viterbese e Casertana finisce 5-2, ben 7 gol in 90 minuti, dove certamente i presenti non si saranno per nulla annoiati. Dopo appena 2 minuti, infatti, si sblocca subito il risultato. Bende riceve palla sul secondo palo e svetta bene con la testa, trovando il gol del vantaggio per la Viterbese. 5 minuti dopo Simonelli riceve palla sulla sinistra e si libera bene e serve Murillo, che calcia forte ma trova soltanto la traversa. Al 9° minuto però arriva il primo guizzo della Casertana con Pacilli, che esce il coniglio dal cilindro e trova un gol sensazionale da oltre 30 metri che vale il pareggio. Al 24esimo è ancora la Casertana a farsi in avanti, Urso perde un pallone sanguinoso in difesa con Pacilli che ne approfitta, calcia bene ma trova una beffarda deviazione con la palla che termina al lato. A pochi minuti dal termine del primo tempo però la Viterbese ha l'occasione per passare addirittura in vantaggio. Toncara serve Murillo, che viene atterrato in aria, nessun dubbio per l'arbitro che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Toncara, che però si fa ipnotizzare da Vella, bravo a respingere in corner. In pieno recupero alla fine il gol dei padroni di casa arriva lo stesso, sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta bene Murillo, che porta in vantaggio la Viterbese. Incredibile quello che accade invece al 47esimo, un fallo di Del Grosso viene sanzionato con l'ammonizione, poi il calciatore della Casertana applaude il direttore di gara ringraziandolo anche ironicamente. Non c'è nulla da ridere però per l'arbitro, che senza alcun indugio lo manda sotto la doccia estraendo il cartellino rosso. Nonostante l'uno in meno però, nella ripresa la Casertana trova il gol. Al 54esimo Pacilli sventaglia bene da calcio di punizione e dopo una serie di tocchi è Matos lesto da pochi passi a spingere il pallone in porta per il gol che vale il pareggio. Il momento d'oro della Casertana è soltanto un fuoco di paglia però. Al 64esimo la Viterbese passa in vantaggio con Simonelli, che conclude un'azione alla Barcellona e porta il risultato sul 3-2 spingendo la palla da pochi passi. La Casertana si sfalda e la Viterbese ne approfitta. Pochi minuti dopo con Tuncara, bravo a sfruttare l'assist di Tassi e siglare il gol del 4-2.
All'86esimo poi Baschirotto si mette in proprio e cerca di emulare Pacilli con la palla che però termina di poco al lato, ma la viterbese dilaga comunque al 90esimo con Tassi che a tu per tu col portiere lo salta e segna il gol del definitivo 5-2. Finisce così a Viterbo, salvezza matematica per il gialloblu e uno sguardo interessante adesso alla finestra playoff, nella speranza anche che qualcuno lì in alto possa fare qualche passo falso. Federico, è un viterbese che gioca un buon calcio, segna tanto, un avversario abbastanza ostico, no? Che partita ti aspetti domenica? Sì, non so, noi adesso in casa dobbiamo tentare a fare una bella prestazione, fare bene, tentare a vincere. Sappiamo che è una squadra che ha fatto 5 gol la partita scorsa, però già l'abbiamo affrontato in casa sua e sappiamo delle potenzialità che ha, eppure noi sappiamo come dobbiamo affrontare la partita, soprattutto dalla parte dell'atteggiamento, e niente, tentare di dare il meglio e fare il risultato perché siamo in casa. Federico, se segni un gol ce lo dedichi. Ok, va bene, dai. Abbiamo strappato un sorriso alla fine della puntata. grazie a Federico Vasquez per essere stato con noi e in bocca al lupo, Fede. Dai, grazie. Buonasera per voi. Grazie a Federico Vasquez e grazie anche a Fabiano Iaia che ci ha permesso, insomma, di realizzare questa intervista anche oggi. Tu che partita ti aspetti? Innanzitutto, dai, dillo, vogliamo sapere che cosa pensi di quel rosso del grosso. Io volevo chiedere a te, no? Ma come si fa ad essere un giocatore professionista che in Serie C e fare un'ingenuità di quel tipo? Cioè, io non lo so. Tra l'altro, reiterato, prima l'ha applaudito, poi gli ha detto sei grande, poi bravo. Cioè, ma come si fa? Io lo chiedo a te. Tra l'altro, svegliamo questa piccola cosa. È da ieri pomeriggio che stai mandando un messaggio per dirmi. Sì, ma, poi vedi quella... Sì, ma io veramente non riesco a capire. Guarda, mi sono ricordato, insomma, dei tornei provinciali che facevamo qua vicino quando queste cose erano un po' più frequenti. Addirittura, facevi anche tornei. Stefano, prima di chiudere, di salutarci, Tunkara, minaccia principale, credo sia il giocatore forse più temibile. E anche quel Tassi lì che prima gli ha fatto assist e poi Tassi scuola Inter. E poi ha segnato, immaginavo dovessi sottolineare, prima ha fatto l'assist e poi ha anche segnato, due giocatori molto interessanti, però Dunkara è veramente una spina nel fianco, un giocatore che secondo me farà molta strada. Sì, non ci sarà probabilmente Palermo, che è il regista più esperto della squadra, credo si sia infortunato da quello che ho visto. Vedremo se, insomma, ci sarà. Non ci sarà sicuramente Del Vino nella Virtus Francavilla, ovviamente alle ore 15 Virtus Francavilla Viterbese anche domenica. Lui si è fatto espellere, però almeno le ha usate in maniera intelligente. Sì. Non so se ti passerà mai queste cose del grosso. Ampi cenni dalla regia del buon Michele Marchitelli e Rocco Caliandro. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano. Grazie a te Denis. E grazie a voi, l'appuntamento con Passione Biancazzurra torna mercoledì prossimo alle ore 22.